Vediamo un po'. Che diamine di mazzo potrei fare? Era bello quando avevo il mio luna ruggente. Cavolo, quanto mi manca. Quando c'era lui sì che i treni arrivavano in orario. Bah, non so proprio che mazzo fare. Ma questo è un furettonante? Pensavo di averlo venduto, invece qui. E allora è deciso. Farò questo mazzo. Ed eccoci qui in un nuovo video di Davide e Nico. Ed è ritorno al passato, signori. Sì, essenzialmente nella prima parte di video avete potuto vedere con i vostri occhi letteralmente quello che è successo, perché ho fatto questa mattina un ordine su Car Market di 73 euro circa, dove ho comprato 4 Ogerpon o Ogerpon, ditemi nei commenti subito come si pronuncia perché ci sono pareri discordanti a livello social, e quindi ho comprato 4 Ogerpon, io lo chiamerò così, 4 Ogerpon erba, poi 3 furiatonante perché uno ce l'ho già, e un paio di Ogerpon di tipo lotta, che è quello che non subisce danno da Pokémon con l'abilità. E in più ha anche un attacco che non è influenzato da effetti, abilità, eccetera, eccetera, quindi possiamo shottare il Mimikyu volendo. Comunque, adesso arriviamo alla lista e tutto, vi racconto un attimo come sono andati questi giorni, perché semplicemente dopo la Cup di Milano, che ho fatto con il mazzo Tempo Futuro, ho pensato che davvero c'erano mazzi davvero forti in meta in questo momento e che bisognava fare un upgrade ai miei mazzi, e il mazzo Tempo Futuro penso che adesso la lista che ho sia bene o male la migliore che si può trovare in circolazione. Cambia magari qualche carta a seconda di come uno preferisce giocare, c'è gente che preferisce un Kissara in più, un arbitro, un boss in più, i contracchiappa Pokémon, alcuni giocano il timbro ingiusto, altri il prime catcher, anch'io gioco il prime catcher, mi sono reso conto che è meglio. Insomma, il motore del mazzo sempre al solito cambia qualche carta, quindi non è che potevo fare chissà quale rework, qualche cambiamento strategico proprio pesante a quel mazzo, non è che potevo fare più di tanto. Quindi cosa succede? Io ho giocato contro 2 mazzi furiatonante Ogerpon o Ogerpon, adesso ho sto bug nel cervello, e mi sono subito reso conto che è un mazzo fortissimo. Già si sapeva, ne stavano già parlando tanti in questi mesi, ma mi sono proprio reso conto, giocandoci contro dal vivo, che è davvero un mazzo forte. Oltre a questo, è un mazzo che a me personalmente può piacere. Mi ricorda il mazzo Tempo Passato con Luna Ruggente Moltres, e appunto ho deciso di provare a farlo, provarlo su internet e tutto il resto. Online mi è piaciuto veramente tanto, allora l'ho provato al torneo local che abbiamo fatto martedì sera, testing Pokémon, e ne ho vinte 3, ne ho persa una, e veramente mi sono comunque trovato benissimo. Ho proxato un po' di carte, eccetera, adesso ho comprato le carte che mi servivano, praticamente mi mancano 2-3 carte strumento, ma le troverò sicuramente. E quindi sono a posto e ho un mazzo Tempo Passato, no, perché alla fine il vero mazzo Tempo Passato è un altro, però comunque abbiamo dentro gli Ogerpon, i furiatonante che si caricano con vitalità della professoressa Olim. E detto questo, vi faccio vedere subito la mia lista e vi spiego magari qualche carta, qualche cambiamento che ho fatto io che preferisco per il mio modo di giocare. Allora, questa è la lista, ve la metto qua a schermo, adesso ne parliamo un attimo. Abbiamo chiaramente 4 furiatonante, 4 Ogerpon erba, un Radiant Greninja, un Muex, uno Squawkabilly e un Ogerpon di tipo lotta. Allora, perché questi Pokémon e perché questa scelta di metterci anche Mew, anche il Greninja e anche Squawkabilly, che sono Pokémon essenzialmente che non attaccano, a parte il Mew che potrebbe anche rivelarsi utile in certe occasioni, ma comunque. Allora, tendenzialmente si può giocare in questo mazzo anche Fluttermane, che si chiama in italiano, non mi viene mai. Vabbè, il Misdreavus Paradosso Tempo Passato, che annulla l'abilità del Pokémon attivo se anche voi l'avete in posizione attiva. E stavo dicendo appunto, io ho deciso di giocare queste carte, queste tre, questa combinazione di carte al posto, diciamo, del
del Pokémon che rompe le scatole, che in questo caso era Fluttermane, ho deciso di metterci Loserpon Lotta, sia per rallentare l'avversario, ma anche per appunto metterlo davanti e avere un matchup favorevole contro determinati mazzi, come il solito Charizard, piuttosto che qualsiasi altri mazzi che giocano Pokémon attaccanti che hanno abilità. Quindi ho deciso di giocare questo, lo potete anche settare, se vi va di fortuna, al primo turno, e se capite quale mazzo avete davanti, voi avete quasi vinto la partita, basta tenere davanti lui e non giocare nient'altro, lo caricate un'energia per volta, una per turno, e voi siete praticamente a posto. Poi ovviamente, molto situazionale sicuramente, però è sicuramente un Pokémon di supporto, che difensivo, chiamiamolo così, che rompe le scatole all'avversario, che può servire. Se vi può servire lo mettete in campo, altrimenti evitate. Poi anche su Acabilli, che solitamente si mette in gioco, anzi si mette in gioco solo al primo turno per usare l'abilità, voi potete decidere di metterlo in campo come no, perché poi vi occupa un posto in panchina, rimane lì, e appunto potete giocarlo come non giocarlo. Perché non giocarlo? Perché se voi avete una mano decente subito, vi assicuro che questo mazzo vi fa vedere tante carte già da subito, quindi non c'è magari neanche bisogno di usare Squacabilli, lo andate a prendere se avete una mano brutta e volete ripartire già di primo turno. E in conclusione, appunto, abbiamo il Greninja che vi fa sempre pescare carte, e io l'ho messo perché mi piace il concetto di scartare energie e di buttare energie negli scarti per poi assegnarle con vitalità della professoressa, ma anche Mew, che è un peschino quando avete poche carte in mano e ritira a zero. A me piaceva molto l'idea di avere un Pokémon davanti da poter mettere ogni volta quando ricevo il KO, da poter poi ritirare a zero. Mi piace avere questa sicurezza, alcuni mazzi giocano Mew, altri no. Io personalmente lo gioco perché sono abituato a giocarlo. Poi andiamo nelle carte aiuto, allenatore aiuto, che abbiamo 4 professoressa Sada e 2 boss. Perché solo queste? Perché essenzialmente questo mazzo si basa sull'assegnare energia a furia tonante per attaccare nel miglior modo possibile. Poi potete attaccare anche con Ogerpon, appunto, però solitamente l'attaccante più grosso che fa più danni è chiaramente furia tonante. E appunto 4 professoresse per assegnare energie servono sempre, mentre ci sono liste, la maggior parte, che giocano un boss solo. Ora, io ne gioco 2, e adesso poi capiremo il perché, dato che negli strumenti non ho dentro gli acchiappa Pokémon, quelli che devi lanciare la moneta, e se esce testa, se fate pari lanciando i dadi, andate a fare un boss all'avversario. Io non voglio giocare assolutamente con la... col fattore casuale, diciamo. Il fattore casuale... allora, c'è comunque il fattore casuale, perché se io uso un Pokégear vedo 7 carte casuali nel mazzo, però lo gestisco già in modo diverso, so quante carte aiuto ho usato, so se usarlo prima, se usarlo dopo, se tenermelo. Qui uso una carta, lancio la moneta, se esce male, se mi va di sfiga, non uso l'effetto, mi girano già le palle. E mi ricordano i Cramobot che non funzionavano mai nei momenti clou della partita, quindi ho deciso di non giocarli e piuttosto gioco un boss in più da utilizzare su necessità, appunto, e poi gioco anche un blocco amici con cui posso rimischiare sia professoressa sia boss. Tutto questo molto situazionale, dipende dalla partita, ma io personalmente la gioco così. Oltre a tutto questo abbiamo 4 Pokégear, appunto, per andare a cercare le carte aiuto, 4 anfore terrestri, 3 scarpe da trekking che vi fanno pescare, 3 Minor Ball, 3 recupero di energia, 2 carretti, 1 blocco amici, e eccoci qua il Prime Catcher che mi fa sia prendere un Pokémon che mi serve dell'avversario, ma anche switchare i miei Pokémon. Poi ho una Peso Ball perché mi piace andare a controllare i premi o prendere un Pokémon che solitamente potrebbe essere nei premi, ad esempio se abbiamo Logerpon Lotta nei premi, con la Peso Ball lo andiamo a pescare, mentre che ci serve per qualsiasi motivo. E poi niente, semplicemente abbiamo la canna da pesca con cui appunto recuperare Pokémon nel caso vi servissero o perché no le energie, il recupero di energia che vi fa recuperare 4 energie, situazionale parecchio, non mi è ancora capitato di usarlo, però mettete caso che avete il campo pieno di Ogerpon o comunque avete il Greninja, riprendete energie e pescate, vedete più carte, insomma.
Poi l'immancabile ormai aspiratore perduto, l'immancabilissima colonia di annullamento che ci vuole ormai con tutti questi mazzi control eccetera eccetera. Due amuleto del coraggio che vi danno più punti salute al vostro Pokémon base e ovviamente due Pokéstop che vi consentono di far girare più carte strumento. Pokéstop dice che prendete le prime tre carte del mazzo, gli strumenti li aggiungete alla vostra mano e le altre le scartate. Cosa succede? Che se voi scartate le energie fa lo stesso, perché poi potete assegnarle ai furetonanti con vitalità della professoressa, mentre se scartate altro che siano Pokémon o carte aiuto le potete riprendere con la canna da pesca o con il blocco amici. Ma solitamente questo mazzo, giocando così tanti strumenti, fa sì che il Pokéstop abbia abbastanza effetto e funzioni la maggior parte delle volte, un buon 70-80% per quel che mi riguarda. Quindi, detto questo, andiamo infine alle energie, perché sono 12 in totale, ci sono anche liste che ne giocano tipo 7 di energia erba. Io personalmente mi sto trovando bene con questa combinazione di energie. 6 energie erba, 3 elettro e 3 lotta. Questo perché appunto alla fine con Furiatonante attaccate sempre con un'energia elettro e un'energia lotta, e quando scartate le energie l'idea è di scartarle dagli Oggerpon e rimanere settati appunto con Furiatonante per attaccare anche più di un turno, chiaramente. Io penso di aver fatto anche troppo casino, comunque questa era la lista. Non, adesso in questo video non voglio fare partite e robe perché verrebbe un video lunghissimo. Semplicemente ho deciso di farlo, questo mazzo, perché mi piaceva molto e ho visto che mi piace proprio giocarlo. Meno male, è da tanto che non trovo un mazzo che mi piace così tanto da giocare, perché fino adesso avevo il mazzo Tempo Futuro che mi piace davvero e ci ho messo un po' a farlo e decidere di farlo soprattutto. E poi avevo il classicone, il Charizard, che è un mazzo forte, è semplice da usare, vai sul sicuro, che però adesso ho smontato e ho messo da parte perché non ho più avuto modo di giocarlo. Effettivamente con l'ultimo aggiornamento del meta è un po' calato, è un po' tanto calato, non si vede quasi più fare risultato nei tornei, ma rimane comunque un mazzo forte che se pesca giusto e se si setta in fretta appunto diventa rognoso da battere. Quindi lo mettiamo da parte, penseremo se rifarlo, se modificarlo. Il classico Charizard Pidgeot avevo io, dove ci sono altre versioni, ci sono anche quelli con i Dragapult eccetera eccetera. Ma comunque io per adesso ho fatto questo mazzo nuovo che mi ricorda i vecchi tempi con l'Ona Ruggente, in qualche modo, per il concetto più che altro di pescare tante carte. Cioè, se voi vi mettete dietro potete anche pescare metà mazzo dopo uno o due turni, cioè veramente assurdo. E quindi niente, adesso staremo un po' a vedere. Purtroppo questo weekend non ho modo di fare tornei, anche se c'era una challenge proprio a Piacenza dove gioco io di solito. E quindi niente, aspetteremo il prossimo weekend, che tra l'altro ci sarà il torneo del Covo di Weevil che andrò a fare, e forse la domenica andrò a fare una cup sempre in zona Milano, ma comunque non lo so, ci aggiorneremo sui vari social. Link in descrizione per il gruppo Telegram, tutti i miei social, soprattutto Instagram, che vi aggiorno, pubblico cose in tempo reale, le storie eccetera eccetera. Davide Nico TCG un po' ovunque. Io direi che veramente ho parlato tantissimo, commentate, ditemi cosa ne pensate della mia lista, ditemi se avete fatto anche voi nuovi mazzi e concludo il video, avrei dovuto dirlo all'inizio forse, ma vabbè. Voglio arrivare a 7.000 iscritti entro fine anno, che adesso sono tipo a 6.600 qualcosa, ma comunque penso sia super fattibile arrivare a 7.000 iscritti entro fine anno e poi penseremo al futuro. Quindi non ve l'ho mai chiesto praticamente, vi chiedo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale, perché adesso mi serve, ho un obiettivo, 7.000 iscritti entro fine anno, staremo un po' a vedere cosa succede. Ci rivediamo in un prossimo video, un saluto da Davide Nico, like, iscrivetevi, commentate e ciao 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 ciao.